Buongiorno a tutti e bentornati su San Pietroburgo in italiano. Ci stiamo avvicinando ad una data molto importante per il popolo russo, il 9 maggio, il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ovviamente. Ma per me questa festa non è una parata sulla piazza del palazzo per dimostrare a tutto il mondo la potenza militare del paese. Assolutamente no. Per me è la memoria, il ricordo del prezzo altissimo, spaventoso, che pagò la mia amata città per la pace. Leningrado pagò troppo, più di 2 milioni e mezzo di vite dei civili, dei militari che protesero la città. Oggi a San Pietroburgo ci sono molti monumenti che raccontano la nostra storia, la nostra vittoria, l'assedio di Leningrado, l'atto eroico dei difensori, ma vi porterò sul territorio di un cimitero dove il prezzo che pagò Leningrado per la sua libertà è più evidente. Andiamo! Siamo sul territorio del cimitero Pescarevskij, un cimitero commemorativo dedicato alla memoria delle vittime della Grande Guerra Patriottica, come ci chiamiamo la Seconda Guerra Mondiale. Dalla fiamma eterna si apre un ampio spazio, i viali lunghi quasi 500 metri portano al monumento della Madre Patria. Sotto tutto questo suolo giacciono più di 420.000 civili e 50.000 militari nelle 186 fosse comuni. La guerra per l'Unione Sovietica cominciò il 22 giugno del 1941 e l'8 settembre gli invasori tedeschi riuscirono a chiudere l'anello dell'assedio attorno a Leningrado. La linea del fronte passava a 16 km dalla piazza del palazzo. L'assedio di Leningrado durò 872 terribili giorni, con la carestia, con i bombardamenti, con il freddo. L'inverno tra il 1941 e il 1942 fu il più rigido e freddo del secolo. Le temperature raggiunsero 20-30 gradi sotto zero. Immaginate i cittadini affamati dentro le proprie case senza elettricità, senza riscaldamento. Loro lavorarono in queste condizioni, nelle fabbriche per aiutare il fronte, negli ospedali. I feriti potevano essere portati solo a Leningrado. Tutti i grandi alberghi della città furono convertiti in ospedale, dove lavoravano anche i bambini. Nelle fabbriche lavoravano le donne e i ragazzi di 12-15 anni, davvero tutto per il fronte, tutto per la vittoria. Questo inverno portò via più di 600.000 vite. Il cimitero fu sistemato qui in una zona periferica della città nel 1939. Nel 1941 qui iniziarono a seppellire nelle fosse comuni. I camion giravano ogni giorno per la città per raccogliere i cadaveri per portarli qua. Nel cimitero scavavano delle fosse per seppellire persone senza nome, per i cittadini e i difensori di Leningrado. La mortalità di ogni giorno era altissima. Per esempio, il 20 febbraio del 1942 furono portati qua 10.043 corpi. Proprio per questo motivo, da quanto si può vedere, ci sono delle targhe con una data, 1942. Il territorio è enorme, in lontananza si vedono anche le date 1943, 1944 e 1945. Dopo la guerra, questa enorme fosse comune fu trasformata in un cimitero commemorativo e siamo davanti al monumento principale con un brano di una poetessa russa, Olga Bergoz. Qui giacciono i cittadini di Leningrado, donne, uomini, bambini. Accanto a loro ci sono i soldati dell'Armata Rossa. Con tutte le loro forze protessero te, Leningrado, la culla della rivoluzione. È impossibile elencare tutti i loro valorosi nomi, perché in troppi giacciono sotto la custodia eterna del granito. Ma sai, per colui che ascolta queste pietre, nessuno è dimenticato e niente si dimentica. Per San Pietroburgo, il giorno della vittoria è per sempre la festa con le lacrime agli occhi. È tutto per oggi, vi ringrazio molto per avermi seguito fino a questo punto. Per non perdere i nuovi contenuti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo qui su YouTube venerdì prossimo. A presto, ciao!